In un playoff così equilibrato tra due squadre che si sono equivalse per tutta la stagione, cos'è che ha fatto la differenza a favore di Perugia? Intanto secondo me dopo il 2-0 loro comunque sono entrati dentro nel terzo set e hanno spinto. Noi invece la prima parte del terzo set siamo andati in campo troppo rilassati, no? Abbiamo vinto i primi due set e questo non va bene. Poi abbiamo cercato di recuperarlo, però è stato un gap troppo alto. Questo secondo me ha creato sicurezza dentro ai ragazzi di Perugia. Quarto set bello, perché devo dirti punto a punto, sopra i due, sotto i due, sopra i due, sotto i due, però nella parte finale lì abbiamo avuto qualche occasione che non abbiamo sfruttato bene e secondo me questo è anche un fatto di personalità, nel senso che ci sono alcune situazioni che deve essere più bravo dell'avversario e noi lì non lo siamo stati. Tebereck è stato punto a punto fino all'8-7, dopo gli abbiamo dato la possibilità di prendere un altro break e non l'abbiamo finto bene, perché dall'8-7 gli abbiamo concesso alcuni ace che non dovevamo concedergli. Questo è importante, secondo me. Sai, le partite, come dico sempre, si vincono quando cade l'ultimo pallone, no? Noi in questo non siamo stati bravi, siamo partiti bene, poi piano piano abbiamo mollato la partita. L'importante è non mollare adesso, che no. Bisognerà cercare di vincere là. Assolutamente, ma il playoff è sempre molto lungo, bisogna sapere interpretare le partite, avere risorse mentali, carattere, cattiveria agonistica, perché le partite, ripeto, devono essere giocate. E bisogna, secondo me, che in campo, ripeto, se vogliamo accedere all'alto livello bisogna passare da queste partite qui.